One Podcast. La guerra in Ucraina ha diviso in due il mondo. O meglio, ha rimarcato le distanze che già esistevano, no? Quelle tra il blocco occidentale, diciamo così, tra il G7 a guida americana, la Russia, un tempo peraltro membro del G8, divenuto G7 proprio dopo la sua esclusione, la Cina e tutti quei paesi che credono in un modello di sviluppo diverso da quello occidentale. La guerra in Ucraina, dicevo, questa appunto ha diviso il mondo. Una parte consistente, no, del mondo occidentale ha deciso di aiutare Kiev anche militarmente e di condannare senza se e senza ma l'azione di Putin, no? L'altra parte invece ha scelto o di schierarsi apertamente al fianco della Russia o quantomeno di sorvolare su certi termini. Invasione, ad esempio, è una parola che si sceglie di non pronunciare. Bene, in questo contesto di divisione, che in certi momenti ha raggiunto dei picchi di tensione appunto molto alti, si è cominciato a parlare di BRICS. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, BRICS, cosa vuol dire? È un acronimo, sta per Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. E dunque BRICS altro non è che un gruppo di paesi fondato nel 2009, all'inizio tra l'altro il Sudafrica non era presente e il gruppo si chiamava BRIC. Ad oggi il nome rimane BRICS, ma i paesi che si sono uniti sono molti di più. Soltanto quest'anno appunto si sono uniti Argentina, Iran, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Etiopia. E dal 2009 ad oggi appunto di tempo ne è passato e il gruppo probabilmente continuerà ancora a crescere. Sono molti i paesi che infatti stanno a guardare alla finestra, paesi asiatici, africani e sudamericani. Però ecco, per molti anni di BRICS se ne è parlato relativamente poco. Oggi però le cose non sembrano più stare così. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Mattia Diletti, professore di scienza politica all'Università La Sapienza di Roma. Questa è la risposta che mi ha mandato. Si parla tanto di BRICS per due motivi, uno di carattere contingente e uno di carattere strutturale. Siamo in un momento di forte tensione fra Cina e Russia e Stati Uniti, non solo la guerra in Ucraina, ma anche altri dossier della politica e dell'economia mondiale. E quindi si guarda a quello che accade in queste riunioni di questa organizzazione intergovernativa per capire anche un po' la Cina che indirizzo sta prendendo, perché si tratta pur sempre di un luogo dove puoi influenzare i partner e i membri di questa organizzazione in cui lancia dei messaggi al mondo. E poi c'è una questione di carattere più strutturale che riguarda sostanzialmente il futuro del mondo. I BRICS sono un po' una sorta di anticipazione di un mondo sempre meno occidentale, più deoccidentalizzato. La stessa sigla nasce una ventina di anni fa per descrivere i paesi, Brasile, Russia, India, Cina e poi si è aggiunto il Sudafrica, che nel 2050 dovrebbero rappresentare la maggior parte del prodotto interno lordo globale, quindi sostanzialmente rappresentare il nuovo mondo. I BRICS erano il nuovo che avanza, ormai sono invece la nuova realtà dell'economia mondiale. Stiamo parlando di paesi che rappresentano il 46% della popolazione globale e oltre il 30% del PIL globale. Il G7, per fare un raffronto, rappresenta il 10% della popolazione globale e il 30% del PIL globale. Quindi stiamo parlando di paesi che sono già affermati. Questi paesi ovviamente cosa vogliono? Vogliono che le istituzioni globali, l'ordine politico e l'ordine economico del mondo siano attrazione sempre meno americana, che in qualche modo incorporino anche le loro esigenze di creare forme di investimento, di relazioni finanziarie, economiche, monetarie tra paesi che li vedano meno svantaggiati rispetto ad alcune istituzioni internazionali che vengono viste, come il Fondo Monetario Internazionale per esempio, vengono viste come un dominio americano. Quindi è un fatto eminentemente politico.
è un fatto politico che siano arrivati sei nuovi paesi che entreranno a far parte dei BRICS a partire dal 2024. Appunto, si descrive un nuovo mondo in cui l'Europa e gli Stati Uniti devono pensare a come riorganizzarsi, e lo stanno facendo in chiave abbastanza antagonistica rispetto a questo potenziale nuovo ordine globale. La verità è che adesso noi abbiamo un prospetto, perché questi paesi poi hanno un rapporto molto diverso con l'Occidente da paese a paese, e hanno agende diverse. Insomma, questo futuro è difficile che avanzi in maniera lineare e semplice, come a volte sembrano raccontarci gli stessi membri dei BRICS. Grazie a professor Mattia Diletti. Vedremo appunto cosa accadrà con i BRICS e vedremo se questi veramente, come dicono, entro il 2050, come si sente dire, riusciranno a superare il blocco occidentale in termini economici e non solo. La cosa è, come dire, evidentemente possibile, almeno per alcuni di loro, questo dicono anche i dati che forniscono i paesi occidentali stessi, non solo perché le nostre economie vivono dei momenti di difficoltà, se pensiamo per esempio all'inflazione che sta colpendo tutto quanto il blocco occidentale, ma anche perché viviamo, in Occidente un vero e proprio inverno demografico, in Italia soprattutto, ma non solo, facciamo sempre meno figli e dunque ci sarà in futuro sempre meno forza lavoro, e quindi è evidente che faremo più difficoltà rispetto a chi invece questo problema non ce l'ha. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.